Se veri correnti, Liceo Virgilio, Liceo Cesare e Beccaria sono solo alcuni degli istituti superiori milanesi che nelle ultime settimane sono state teatro di proteste dei loro studenti. Ma cosa sta succedendo in Italia? Cosa sta succedendo alle scuole italiane? Non correvo dall'ultimo test di cooper alle medie, comunque. Oggi non sono qui per parlarvi delle motivazioni che hanno portato queste proteste, ma sono qui per focalizzarmi su quella motivazione che ho sempre preso moltissimo a cuore. Stiamo parlando dell'ambiente oppressivo. Infatti quest'oggi vi racconto di quella volta in cui venni messo a tacere dalla scuola prendendomi un bel tre e qualche sfotto da parte dei miei professori. Stavo ripetendo il primo anno. Ebbene sì, il primo anno l'ho ripetuto perché ero un'emerita testa di co. E decisi così di darmi finalmente allo studio, quindi mi iscrissi a un liceo scientifico. Ovvero quello che vedete qua dietro le mie spalle, se qualcuno di Milano magari lo ha anche riconosciuto. Era il primo giorno di scuola che la prof di italiano un bel giorno decide di entrare in classe e di sottoporci a un tema, ma giusto per vedere il livello di italiano della classe. E disse inoltre che non avrebbe mica valutato l'idea che avremmo scritto all'interno del nostro tema. Il tema della traccia era la mia scuola ideale. E già stavo godendo per due motivi. Il primo è perché in italiano me la sono sempre cavata molto bene, soprattutto nei temi. Adesso non per tirarmela, ma comunque in italiano sono anche sempre stato molto più bravo di Shakespeare. Grazie al cazzo direte voi perché Shakespeare non era italiano, ma questo non lo rende meno Shakespeare. E il secondo motivo, invece, è che avrei finalmente potuto sputare quel rospo che ingoiavo da troppo tempo. Quindi avrei potuto finalmente dire tutto ciò che avrei cambiato del sistema scolastico secondo la mia visione. Foglio sul banco, penna alla mano e comincio a scrivere bellissimo tema argomentativo. Essendo un tema argomentativo, comincio subito a stendere i punti a favore della mia tesi. I primi due punti, di cui ne parleremo meglio dopo, sono niente voti e niente bocciature. Il terzo punto, invece, prevede di fare più sport a scuola: in primis perché lo sport fa bene alla salute e aiuta lo studente a scaricare lo stress e la tensione. E poi non ci può far altro che bene, anche perché stare seduti tutte quelle ore tra i banchi non gioverà di certo alla nostra salute. Vorrei aprire una parentesi riguardo ai banchetti e alle seggioline, perché quando stavo tra i banchi io parevo un fottu genitore il giorno della consegna delle pagelle un altro punto fondamentale che ho toccato all'interno del mio tema era non insegnare in modi convenzionali perché tutti noi avremmo avuto professori che entravano in classe e iniziavano la loro lezione sputando informazioni a macchinetta senza trasparire nessuna emozione quindi contaci proprio che lo studente si avvicinerà o appassionerà a quella determinata materia il prossimo punto invece riguarda l'alternanza scuola-lavoro ovvero dal terzo anno in poi di scuola bisognerebbe alternare la scuola con il lavoro però nel senso andare è quasi a pareggiare un 50% di lavoro e un 50% di scuola. Questo perché penso che ogni studente abbia il diritto di provare sul campo tutto quello che impara a scuola. E poi, alla fine dei cinque anni, questi poveri studenti avranno anche una buona base di partenza per il proprio curriculum. Adesso però è arrivato finalmente il momento di parlare dei primi due punti che abbiamo detto che avremmo lasciato ad adesso: no voti e no bocciature. Insomma, nella mia visione dobbiamo vedere un po' la scuola come se fosse un'azienda che ha l'obiettivo ultimo, non quello di fatturare, ma quello di formare al meglio e di tirare fuori il meglio da ogni studente. Quindi, se vedessimo la scuola come un'azienda che non dà voti e non boccia, possiamo benissimo paragonarla a una di quelle aziende che al giorno d'oggi offrono permessi e ferie illimitate. E non è neanche un segreto che proprio in quelle aziende sia aumentata produttività e Responsabilizzazione dei propri dipendenti. Tutto ciò lo dicevo comunque in virtù del fatto che ognuno è artefice del proprio destino, quindi se non hai voglia di studiare, di impegnarti, di creare delle basi solide per il tuo futuro, eh, chi è cagione del suo male pianga se stesso. Poi sono anche sicuro del fatto che se la scuola fosse un ambiente più coinvolgente e inclusivo, non avremmo neanche tutti questi problemi di abbandono degli studi da parte dei ragazzi. E a me questa idea mi ha sferrato almeno tre volte in due anni di scuola. No, papà, voglio andare a lavorare. Voglio. Oh, ma come un tema che si rispetti, abbiamo una tesi e un'antitesi. L'antitesi, fondamentalmente, ci dice che questo cambiamento radicale del sistema scolastico non avrebbe mica fatto piacere a professori, presidi, persone che lavorano nel ministero dell'istruzione. Ma nemmeno l'iniasimo. Perché immaginate di aver speso tutta la vita, tutta la vostra carriera, ad inseguire dei valori e a crederci ciecamente, e oggi così arriva Zande il tipo con la giacca alla gadibbo che ti dice: Ehi, guarda che la scuola sta per cambiare radicalmente. Perché, fondamentalmente, la tesi del tema ci dice di lasciare fuori il vecchio dalle scuole. Ma non i vecchi. Quindi l'antitesi era che tutto il sistema scolastico odierno sarebbe andato contro a questi cambiamenti. Quindi concluso il mio tema, mi alzo e lo vado a consegnare. Ero anche molto curioso di sapere che cosa ne pensasse la mia prof italiano al riguardo. Ed essendo una prof non mi sarei mica aspettato fosse totalmente pro. Anzi mi aspettavo che appunto fosse contro. Ma mi aspettavo anche che avrebbe argomentato il suo pensiero. Ma prima di dirvi quale fu la sua reazione vorrei aprire una piccola parentesi in merito alle occupazioni. Penso fermamente che l'occupazione sia l'unica forma di protesta che... Tu Tuteli, tutte le voci di protesta degli studenti. Dico questo perché ho partecipato in svariati cortei studenteschi e quasi ogni volta si sono unite persone incappucciate che hanno cominciato a sfasciare motorini e vetrine e di conseguenza la polizia non faceva altro che sfollare la gente oppure caricarla. E giubbotte! Grazie a Dio non ho mai preso una perché correvo molto forte e non ho le gambe corte. E ho corso, corso, corso forte. Inoltre, a mio parere, dovrebbero essere regolamentate come dovrebbero essere registrati gli ingressi e le uscite degli studenti che vogliono entrare nell'istituto. Per protestare, in modo tale da scongiurare anche spiacevoli inconvenienti, come è successo a Severi Correnti qualche settimana fa, dove sono stati arrecati più di 50.000 euro di danni all'istituto. E questo non fa altro che mettere in sordina la protesta. Puff, vanificato. Finalmente si fa il giorno della riconsegna delle verifiche. Ma com'è andata? Beh, ho preso un bellissimo 3. Fondamentalmente vedo la mia verifica tutta sbarrata, con un sacco di annotazioni scritte in rosso di fianco al mio testo. E lì per lì pensai. Ca ho sbagliato la grammatica e la sintassi italiana ma la professoressa mi ha confermato che tutte quelle sbarrature non fossero dovute all'italiano, perché Zanderighi tu sei anche bravo a scrivere, ma erano dovute al fatto che per lei fosse assurdo tutto quello che avevo scritto e a me? Ah caro che brulito vabbè sono stato lì comunque a questionare il fatto che non si sarebbe dovuta permettere dato che aveva detto che non avrebbe valutato un'idea poi perché le idee di base non si possono valutare le idee proprie, non puoi darmi un voto per una mia idea, comunque mi mordo la lingua e torno a sedermi al banco anche perché vi ricordo Ricordo che l'anno precedente fui bocciato proprio perché la lingua non me la sapevo mordere. Il giorno stesso abbiamo avuto quattro cambi dell'ora, di cui tre professori sono venuti da me a congratularsi per le bagianate e assurdità scritte nel tema. Invece l'ultimo mi ha preso in disparte e mi ha raccontato che la prof d'italiano quella stessa mattina in aula professori ha raccontato davanti a professori miei e non di tutte le assurdità scritte appunto in quel tema. Ok? Quindi sì, mi sono preso un bel 3 come primo voto in italiano e mi sono preso anche un sacco di sfotto da parte dei miei professori. Questa situazione rispecchia benissimo quello che è il sistema scolastico qui in Italia. Perché di personale che lavora all'interno di istituti, secondo me che hanno voglia veramente di fare la differenza sono in pochissimi. E quando tu magari sei il primo a proporgli un qualcosa che potrebbe migliorare il sistema scolastico, no ti prendono pure per il culo. E sono con tutti quegli studenti che in questo periodo stanno protestando, stanno facendo sentire la loro voce. Però giustamente sul porto solo quelle proteste che sono pacifiche e intelligenti. Quindi dai rega, continuate a spingere, a protestare, a far sentire la vostra voce perché siamo giovani, l'Italia se deve cambiare, deve cambiare proprio dai giovani.